Dopotutto è il bello della democrazia, la coesistenza di un coro e di un controcampo, o se preferite di una dissonanza, di un elemento di disturbo, rappresentato in questo caso da Rifondazione Comunista che non si unisce al coro generalizzato dell'elogio a Mario Draghi. Vediamo perché. Trasformare in un eroe nazionale un uomo di Goldman Sachs, colui che ha gestito la svendita del patrimonio e dell'industria pubblica italiana, lo stesso Prodi, che allora sostenne queste scelte, ha dichiarato che sono state fallimentari. E si vede con l'Ilva, che fu svenduta con tutta la siderurgia per 4 lire a privati, che non hanno poi speso una lira per la riconversione ambientale, avvelenando la gente. Allora noi diciamo Draghi no grazie e siamo indignati per il fatto che in Parlamento non ci sia nessuno che si alzi in piedi a dire che il problema non è se c'è Tizio Caio al governo, il problema è Draghi ed è gravissimo che ci si prepari non solo a eleggerlo Presidente del Consiglio, ma poi a eleggerlo tutti insieme Presidente della Repubblica. Davvero c'è bisogno in Italia di ricostruire una sinistra degna di questo nome e anche di smetterla di andare appresso a finti populisti che sembrano antisistema, poi arriva il sovrano Draghi a nome del capitale finanziario e tutti a cuccia. Giacomo Monti vi raccontavano che arrivava il salvatore della patria. Il debito è aumentato e sono stati salvati soltanto i loro affari. Il meccanismo dello spread, come quello del debito, è dimostrato dai fatti che è un meccanismo politico. Mario Draghi, con whatever it takes, che cosa ha fatto? Prima ha costretto i governi e i paesi ad accettare le riforme neoliberiste come la legge Fornero, come l'abolizione dell'articolo 18, come l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, poi fatti i compiti è intervenuto per bloccare. Ed è quello che sta accadendo adesso, quello che oggi sta facendo la Banca Centrale Europea rispetto al nostro debito e rispetto ai nostri titoli, dovrebbe essere la normalità per una banca centrale. Non lo è perché quelli come Draghi e le forze politiche che li sostengono fanno sì che invece i popoli vengano ricattati. E da ultimo non dimenticate che Mario Draghi è colui che bloccò la liquidità alle banche greche per costringere Tsipras, l'unico governo di sinistra da decenni in Europa, ad accettare un memorandum che il popolo greco aveva bocciato. Draghi non è Pertini e non è Garibaldi e non è neanche Federico Caffè.